Buongiorno amici, vi presento il progetto Creativita, Creatività. L'ambasciatrice di questo progetto saranno questi due quadri, Stop Start, nella vita non ci sono i stop ma solo i start, e il quadro Il cuore non va in quarantena. Sono entrambi quadri che ho creato nel periodo del coronavirus. Sono pluripremiati e i due premi che più hanno vinto sono Stop Start a Milano e non internazionale, Amici di Roma al quinto posto, e Il cuore non va in quarantena in una biennale, Armenia Art Prize, è stato stravotato da voi, più di 1000 voti. Mi sono trovata per caso, c'era chi lo votava anche a mezzanotte. È stata una collaborazione, grazie a questa collaborazione ha vinto il quinto premio. Nasce questo progetto, la creatività, in quanto nella mia vita la creatività è veramente stata fonte di grande benedizione. Inizia 3 anni fa la mia manifestazione di creatività e nello stesso momento mi sono trovata molto, mi manifestavo, cioè avevo questa voglia di manifestarmi e ho cominciato anche a studiarla, approfonditamente questo, e mi sono trovata nello stesso momento a fare un percorso di allenamento spirituale. Perché? La creatività inizia il libro della vita. Il libro della vita, che è anche la Bibbia, che in questi 3 anni io mi sono trovata a studiarla, e ha amplificato questa ricerca, no? Inizia creazione dei cieli, terra, acqua e luce, cioè gli elementi fondamentali. Come inizia questo libro? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Cioè all'inizio fu la creazione, all'inizio. Perché poi continua, no, questo capitolo meraviglioso, che c'è poi da scrivere tantissimo su questo, no? Come il simbolismo. E la terra era informe, vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E poi Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre, e Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. La creatività, amici, è una cosa che è meravigliosa, perché con questi quadri non solo ho riempito i muri della mia casa, facendolo, quando uno entra dice miglia, ma sembra che sia, no, un museo. Ma ho riempito anche le mostre, ho fatto tantissime mostre, ho fatto un libro, sto facendo un altro. Perché è una fonte di benedizione, ma se vedi la creatività nasce su un supporto veramente banale, cioè nel senso dietro il quadro si nasconde veramente un pezzo di legno che poi viene elaborato, no? Uno ci mette suo, e poi prende vita, no? Che ogni volta lo vedi ti trasmette quell'emozione dell'intenzione che ci avevi, ecco. Ed è impressionante quando tu collabori con la vita, quello che si crea, e si crea un altro modo di vederla, quel pezzo di legno, no? Ecco, con quell'augurio che voi iniziate, perché il futuro inizia da oggi, non inizia domani, inizia oggi, iniziate a creare un mondo che sia all'altezza di voi. Perciò ognuno fa il suo quadro in ogni giorno, disse, quando uno parla, quando uno, prima che uno fa, dice qualcosa. Ecco, la creazione è legata con quello che noi si dice. Facciamo caso a questo. Ecco, è un progetto che seguirà in forma di discorso con diverse persone, diversi artisti, perché davanti ai quadri sono nati i discorsi più profondi, sono nati
i punti di vista, perché un quadro ognuno lo vede in modo diverso. Ecco, e seguirà nei giorni a venire. Vi mando un abbraccio e vi auguro un buon sabato come questa bellissima giornata piena di sole nelle vostre vite. Ciao!